Benvenuti a questa prima puntata della seconda stagione del Blind Underground Podcast. Oggi parleremo di un precursore del cinema indipendente horror italiano, ovvero Fabio Salerno. E possiamo finalmente, dopo 30 anni, vedere i suoi lungometraggi grazie al restauro effettuato dalla casa di distribuzione Oblivion, che è una realtà appunto distributiva nata da poco. Il primo lungometraggio di cui andremo a parlare oggi è Notte Profonda. Qua abbiamo il DVD appunto distribuito da Oblivion. E Notte Profonda esce nel 1991. Fabio Salerno già ha girato moltissimi cortometraggi prima dell'uscita appunto del suo primo lungo. E in Notte Profonda abbiamo il personaggio principale Paolo, che è un fumettista squattrinato che per arrotondare accetta di aiutare un suo amico nella pulizia di una sala da biliardo da lui da poco rilevata, e appunto durante questa pulizia ritrova sul pavimento un antico manufatto a forma di piramide che scatenerà appunto una sorta di maledizione nei confronti del protagonista e darà inizio a un vero e proprio incubo per quest'ultimo. E il film è un omaggio innanzitutto ai vari registi horror italiani come Dario Argento e Lucio Fulci, ma anche un grande omaggio al film e al racconto Hellraiser di Clive Barker, perché anche qui troviamo appunto l'oggetto maledetto, che in Hellraiser era una scatola, mentre qui una piramide. E Fabio Salerno si occupa sia della regia, ma anche degli aspetti tecnici, come degli effetti speciali, che in alcuni casi sono veramente molto, molto ben realizzati. E in questo film si sente proprio l'amore verso il cinema horror di Fabio Salerno. Il secondo lungometraggio di cui invece oggi parleremo è uscito nel 1993 e si chiama L'altra dimensione. Adesso mostrerò anche qua il DVD appunto stampato da Oblivion. E dobbiamo ringraziare appunto in modo particolare Oblivion, perché senza la loro stampa di questo lungometraggio sarebbe praticamente stato introvabile, perché è stato prima della stampa del formato fisico, è stato solamente proiettato una volta ad un festival. E questo film è diviso in tre episodi. Abbiamo appunto il primo episodio, che si chiama Delirio, in cui sostanzialmente un ragazzo decide di introdursi nella casa della sua ex fidanzata, a cui fino a quel momento era stato precluso l'accesso appunto a quel luogo, e poi scopriremo il perché. Poi abbiamo Istinto Mortale, in cui assistiamo sostanzialmente a un rito di magia bianca che sostanzialmente influenza una ragazza a legarsi a un ragazzo, e poi comunque assisteremo appunto alle conseguenze. Mentre l'episodio secondo me più riuscito, che occupa una buona parte del film, è appunto Eros e Thanatos, in cui assistiamo alla rottura della relazione fra due ragazzi, e in seguito alla quale la donna si suicida prendendo dei farmaci, e l'ex fidanzato decide di prendere il corpo appunto e diciamo inglobarlo all'interno di se stesso tramite l'utilizzo della pratica del cannibalismo. E qui si riprende un po' la credenza anche di alcune tribù secondo cui il cannibalismo era utile a conservare una parte dei defunti all'interno della propria anima, del proprio corpo. E segnalo in modo particolare questa uscita di Oblivion perché al suo interno troviamo negli extra anche un documentario su Fabio Salerno, in cui possiamo assistere a
a delle interviste di amici e collaboratori che ci svelano un po' di retroscena e qualcosa di più sul regista. Regista che purtroppo, come appunto scopriremo dal documentario, si è tolto la vita poco dopo l'aver ultimato il lavoro su appunto L'altra dimensione, lasciando un grande vuoto tra gli amici, ovviamente tra i collaboratori, ma anche tra i fan dell'horror indipendente italiano, e lasciando soprattutto in particolare una sceneggiatura, a quanto detto sempre nel documentario, del suo prossimo film, che poi purtroppo non ha più girato, dal titolo Nati Morti, che doveva essere qualcosa di ancora più autobiografico, dato che anche lui, come detto da uno degli intervistati del documentario, è nato, tra virgolette, nato morto, ed è stato rianimato qualche secondo dopo la nascita. Prima di salutarvi volevo anche segnalarvi una ulteriore uscita sempre targata Oblivion, che è il Salerno Splatter Shorts Show, in cui sono contenuti i vari cortometraggi di Fabio Salerno che ha girato prima dei due lunghi, Notte Profonda e L'altra dimensione. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Blind Underground.